E adesso sempre, da Uomini e Donne Magazine 6 parliamo di Tina Cipollari e dell'ultima intervista che ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine. Tempo fa sembrava che Tina si fosse un attimo riappacificata con Gemma Galgani dalle ultime due interviste rilasciate, mi sembra che la situazione non sia esattamente delle migliori, diciamo. Dice Tina Cipollari di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tina Cipollari. L'antipatia nei suoi confronti scattò quando lei cominciò a frequentare Giorgi il Gabbiano, Giorgio Manetti, NDR. Per diversi mesi lei fece sognare tutta Italia, compresa me, per questa storia d'amore bella tra una donna più grande e un uomo più giovane, d'altri tempi, quasi un principe. E continua nel suo racconto la consigliera di Uomini e Donne dicendo che poi, però, il famoso 4 settembre, senza dire niente a lui, cominciò a parlarne male pubblicamente, infangandolo, dicendo che questo grande uomo si era trasformato in un'altra persona. Da lì sono iniziati i nostri primi litigi. E continua sempre Tina Cipollari con il suo ricordo di Gemma Galgani quando arrivò a Uomini e Donne. Cosa ricordo di Gemma? Quando arrivò era una delle tante. Un'anonima signora di un'età già avanzata, molto modesta, bruttarella, insignificante, con quelle gonne lunghette, quelle ballerine. Non basta, sempre Tina aggiunge di Gemma che una donna sciatta in cerca dell'anima gemella. Provai un senso di pena nei suoi confronti. Pensai, povera donna, così malandata, chissà se riuscirà a trovare l'uomo dei suoi sogni. E continua nel racconto la consigliera storica del programma Uomini e Donne. Non mi sono mai commossa nel vedere finire le sue storie, perché tutte le sue storie erano destinate a concludersi in malo modo. Non mi sono meravigliata, anzi, su come facessero a iniziare queste storie. Lei è una donna insopportabile. Questi uomini li fa scappare dopo pochi giorni e se anche uno dei tanti di quelli che l'hanno corteggiata avesse avuto intenzioni da subito serie con progetti per un futuro, se la sarebbe data a gambe, come è successo con il Gabbiano. Lo ho creduto nella loro storia, vedevo Giorgio molto preso. Poi, chiaro, conoscendola, è scappato come hanno fatto gli altri. Ma non mi sono mai commossa. Vedo Gemma finta. È una donna che non agisce in maniera spontanea ma in modo calcolato. Che ne dite? Non avrà un attimo esagerato. Correlati.